Allora, no, scusate, parlato, avevamo, allora, stavamo un po' raccontando qualche retroscena. Ah, dunque, ah, una... perché c'era, era bene questa qui, sì. Accidenti, è vero. No, 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 mi siedo lì, mi siedo lì. Io posso anche mettermi... Qua. Qua. Io, sì, sì. A destra in giro. Vi presento l'ospite, il suo nome d'arte è Paul Austin, il suo vero nome è Mauro Nasti, una persona a cui, se volete, alla fine di questo incontro potete chiedere qualunque cosa. La formazione, si fa un batto, praticamente, la formazione della SPAL nel campionato del 1962-63 la sa. Volete chiedere la formazione? Beh, abbiamo parlato fino adesso di argomenti come i buchi neri, che cosa succede dopo i buchi neri, ma soprattutto il professor Omar Austin, o Mauro Nasti come preferite, ha una teoria sul titolo che Silvia Zicher ha dato a questo libro. Vuoi sentirla? Sì, devi sbagliare moltissimo, ovviamente. Quindi io prego il professore di prendere la parola e illuminarci. Addirittura, dunque, non è una teoria. Il problema è che posso permettermi, per età e vita precedente, finalmente, di essere sincero. L'unica cosa che io ho visto prima di questo libro è la copertina su Topolino, sul numero di Topolino, e lì sono partito, sono andato per la tangente. Oh, scusate, quanto tempo io sto improvvisando. Siamo un po' in ritardo, quindi diciamo quanti minuti? Tre minuti. Allora, velocemente, e ho guardato la copertina e mi è venuto in mente un signore che non c'entra nulla, forse Silvia lo conosce, forse no, non lo so. I cosiddetti critici come me, che non sono per niente critici, sono fatti per inventarsi le intenzioni dell'artista, naturalmente. Allora, questo signore si chiamava Ernesto Michaelis, ma si faceva chiamare con lo pseudonimo Tagliat. Cominciò proprio con Tagliat, T-A-I-A-T. Poi ci mise, e questo è il punto, 2H, T-H-A, greco, A-H-T. Perché? Se lo leggete, se lo scrivete in stampatello, Tagliat, e lo guardate in uno specchio, non solo è ancora più palindromo, ma con le H messe in mezzo, regge al capovolgimento ed ogni singola lettera è uguale alla propria immagine speculare. Che faceva Tagliat? Tagliat era un futurista a parte, un futurista peculiare, lavorò nell'atelier Vionnet, eccetera, di mode, ed era un caso tipico di artista, diciamo alto, che faceva l'artista, che guardava verso il basso, cioè l'arte popolare, queste cose qua, la moda, le arti applicate. Come lo faceva? Lo faceva in un modo che non bastano 3 minuti per dirlo, c'è anche nella matematica, c'è così, ed è di cercare ciò che non varia negli stravolgimenti. È come guardare un po' meno che è uno stravolgimento, perché Tagliat, se lo prendi, lo giri, lo cose, resta sempre Tagliat. Silvia fa qualche cosa di diverso, parte dall'arte popolare, ma siccome ha una formazione sicuramente universitaria di vecchio tipo serio alle spalle, è sicuramente una rivoluzionaria gentile ed educata, basta vedere come disegna Minni e come disegna Trudi, gli piace più Trudi. È evidente, però non lo dice. Allora che cosa fa?
stravolge senza stravolgere, perché se voi volete passare per esempio sul topo a quello rovesciato, lo capovolgete, ovviamente lo fate, ma non basta per ottenere la cosa stravolta. Per ottenere la cosa stravolta dovete capovolgere il libro e specchiarlo, soltanto mettendolo nello specchio. Io non so se lei lo sa, ma penso di sì, lo sa con le dita prima che con la testa. E quindi, insomma, là, finiamo rapidamente, c'è un sonetto di Shakespeare, non si sa se è di Shakespeare, che ho portato, poi lo darò a Silvia, trovatevelo in rete, in cui si parla della turtle, che non è la tartaruga, ma è la tortora, della tortora e della felice, la felice e la tortora, e in cui secondo me c'è una meravigliosa prefigurazione di Silvia, perché c'è una strofa che dice la dico a memoria, ma non in inglese, perché poi in inglese antico shakespeariano, ma insomma il senso è questo: l'appropriatezza, l'essere a modo, era così scioccata, era così stravolta nell'incontro tra Fenice e Tartaruga, che si odia, che si ama, eccetera, that the self was not the same. Self qui ha il vecchio senso, cioè che l'identico non era lo stesso, l'identità non era la stessità. Il single nature, da punto di vista, il doppio nome di una natura singola, di un'unica natura, non era chiamato né uno né due. E questo è, secondo me, lei ovviamente di no e avrà ragione, nella testa di Silvia, pensando a Topo e Papero nell'universo disneyano, Fenice e Colomba, e anche sotto sotto a Trudy e Mimì. Fine.